ragazze e ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi vi farò vedere alcuni acquisti fatti al mercato. Sì, al mercato. Io non so se due cose ve le ho fatte vedere in un altro video, comunque ve li metterò qua in caso poi li tolgo, ovviamente, perché non mi ricordo se ve li ho fatti vedere. E sono due maglioncini e poi altre cosine che ho acquistato. Il primo maglioncino che vi faccio vedere è questo qua, del colore che io adoro in assoluto, in più versioni, in più sfumature, ed è questo colore viola, tra virgolette lilla. Ha questi bottoncini laterali, mi piace tantissimo la trama. Io già l'ho indossato, per questo lo vedete un po', diciamo, piegato, perché l'ho indossato. Mi piace tantissimo, ha questi bottoncini qua laterale, è morbidissimo come tessuto, mi piace tantissimo ed è abbastanza grande, nel senso a me va benissimo e lo adoro. Ovviamente per questo periodo di Natale volevo acquistare un maglioncino bianco, proprio tutto bianco, perché mi piaceva tantissimo da mettere il 25 dicembre, e quindi l'ho acquistato sempre nella bancarella del mio collega e ho acquistato questo maglioncino bianco. Bello, mi piace tantissimo, già ovviamente l'ho indossato il giorno 25. Mi piace tantissimo perché ha questa trama particolare a onde ed è morbidissimo anche questo, proprio di quei materiali molto molto particolari. Ho preso una LXL perché a me piacciono i maglioncini, devono stare comodi, non voglio quelle cose strettissime perché non mi piacciono. Poi un'altra cosa che ho acquistato al mercato sono state queste calze, una ce l'ho indosso quindi non ve le posso far vedere. L'unica cosa che sono corti, credevo fossero più grandi, più alti, invece sono corti, però mi piace perché sono quei calzini morbidi proprio come i maglioncini e sono veramente molto buoni. Questi tre li ho presi a 3,50 se non mi sbaglio. Se non mi sbaglio, sì. Comunque costano di più perché sono quelli più spugnosi. Poi andiamo avanti. Vabbè, di quello vi metterò la foto perché l'ho lasciato sotto, se non sbaglio, sì. Al mercato di Ragusa è venuto un signore che vendeva alcune cose, sciarpe, guanti, cappelli della marca di Terranova. Non vi so dire la provenienza perché ovviamente non lo so. Tutte con etichette, eccetera, eccetera. C'erano svariate cose. Io l'unica cosa che ho preso sono stati i guanti. Al prezzo di lui li vendeva a 3 euro, poi a me me li ha passati a 2 euro. Però lui li vendeva a 3 euro. E sono questi qua, proprio con la marca Terranova. E il prezzo è tutto. Ho preso questi qua. E li ho presi anche blu, vi metterò poi la foto. Questi, che gli mancano le dita. Vi metterò la foto di quelli blu. E poi ho preso questo a 4,99 euro, l'ho preso sempre a 2 euro. I guanti lunghi, che ce n'ho già un paio che sono messi nel furgone, già si sono fatti il buco in tempo di una settimana, perché vabbè, ho le unghie, giusto, ma si sono fatti il buco. E li ho presi con il blu. Ah, sono qua, scusate. Sono qua, sembrava che erano sotto questi. Poi, uguali a questi, li ho presi anche rossi. Poi ne ho prese diverse, però sono col bianco. Mi piaceva tantissimo abbinarli al maglioncino, però il 25 dicembre faceva caldo e quindi non le ho messe, ho messo soltanto il maglioncino. Figuratevi che il 25, veramente il 25 dicembre, quando ho indossato il maglioncino bianco, non ho indossato nemmeno il giubbotto, cioè per farvi capire come si stava qua, perlomeno a Paragonia. E questi sono altri guanti e questi li ho presi tutti a 2 euro. C'era l'ultimo? Sì, infatti, mi sembrava strano. Li ho presi anche grigi.
Quindi l'ho presi. Blu, rossi e grigi. Questi io li indosso al mercato quando veramente fa freddo, la maggior parte delle volte. Ho preso queste. Poi ho preso anche la borsa. No, l'ho dimenticata sotto. Vabbè, poi vi metterò uno spezzone di video dove vi faccio vedere la borsa che ho preso, che è bellissima, che io la adoro veramente tanto, 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 tanto. L'ho presa sempre a Ragusa da un ragazzo che si chiama Salvatore, bravissimo, mi piace tantissimo le borse che ha. Vi faccio vedere la borsa, che sarebbe questa. Questa è, credo, la marca, non lo so. Io la adoro, veramente l'adoro. Mi piace tantissimo ed è questa qua. Questa è nera e di sopra è grigia, ha una stoffa molto molto particolare, tipo sembra fanno lenci, una cosa del genere. Ha il manico qua e poi ha la, come si dice, la tracolla che può essere portata tipo a bretella. Oppure dietro ha un altro gancio e una cerniera. Si apre come se fosse tipo una cartella delle scuole, io ce l'avevo così quando forse andavo all'asilo, una cosa del genere. Si apre e dentro è così. Ha alcune tasche all'interno, ancora ci sono delle carte e un'altra tracolla che sarebbe la tracolla quella più grande. Io l'ho utilizzato per Natale, mi sono trovata benissimo, veramente. Adoro questa borsa. Mi piace veramente, veramente tantissimo. Poi vi faccio vedere un altro acquisto che ho fatto. Sono stata alla Lidl e l'unica cosa che ho preso è stata questa spazzola. Questa spazzola qua di, come si chiama? Le Paris Hilton. C'erano le spazzole, il phon, la piastra e altre cose, per me non mi servivano e quindi ho preso questa spazzola che è una spazzola agli ioni. Dite ioni, ioni, ioni. Un sacco di volte ho preso questa. La devo provare e poi vi farò sapere. Credo basta, vero? Sì, per quanto riguarda questi, sì. Sì, ok, per quanto riguarda questi acquisti abbiamo finito. Adesso ve ne faccio un altro, veloce, 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 veloce. Niente ragazze, io vi mando un saluto, un bacione, muah, e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate, se vi va, non ci vediamo al prossimo video. Ciao! What are you waiting for?